Quando si porta a termine un lavoro ci si guarda dietro, e allora guardandosi dietro Gino Bartolucci cosa vede? Ah, vedo un bel centro sportivo nato nel 2010 che oggi abbiamo rimesso a nuovo, no? Praticamente vedere sto campo verde stupendo oggi, quando qualche giorno fa, qualche settimana fa naturalmente era un po' finito, perché parliamo di 14 anni di attività, naturalmente 14 anni dove tanti ragazzi hanno calcato questo campo. Avere un centro sportivo così bello, così rinnovato oggi, uno dei migliori che ci sono a Fano, per noi è orgoglio. Questo orgoglio spinge a dire possiamo essere un modello, nel senso di essere privati con l'aiuto del pubblico realizzare impianti di questo tipo? Sicuramente sì, noi non è che con questo ci vogliamo vantare, no? Ma questo centro sportivo su del terreno comunale, come giustamente l'ex sindaco Aguzzi aveva inaugurato nel 2010 il centro sportivo, che ci costò 570.000 euro. Poi nel 2013 ancora un investimento, sempre della Tre Ponti, l'Arena BCC, perché in questi 13 anni siamo riusciti a pagare tutto l'investimento. E adesso cosa vuoi fare? È logico che il campo finisce, bisogna fare un altro investimento, però noi, giustamente hai detto, non abbiamo mai chiesto un euro al comune di Fano, né per la costruzione né per la gestione. Quando si compie un passo così impegnativo si pensa inevitabilmente a chi ne beneficerà, in questo caso due categorie, gli amatori e i giovani. Esatto, esatto, hai detto bene, hai centrato l'obiettivo. E noi tre pontesi, come ripetevo prima, quattro gatti, che vedere tutte le sere i nostri campi, tre campi, perché oltre il calcio 5 di qua ne abbiamo uno di là al bar, praticamente due campi da calcio 5, il calcio 8, vedere l'arena stasera che si riempie per un saggio di danza è grande orgoglio. Campo di calcio 8 di Tre Ponti, nuovo fondo in erba sintetica per garantirsi almeno altrettanti anni rispetto a quello che è stato l'utilizzo del terreno precedente. Credo che l'amministrazione comunale, qualsiasi amministrazione comunale, saluti con grande entusiasmo un'iniziativa privata volta ad ampliare la proposta di impianti sportivi a questa città che ha una grandissima fame di sport. Assolutamente sì, io ringrazio Gino Bartolucci, la cooperativa Tre Ponti, per questo investimento importante per la nostra città. È la mia prima inaugurazione da sindaco, quindi il mio primo taglio del nastro da sindaco. Sono felice di vedere che comunque una realtà importante, anche se privata, su un suolo pubblico investa dei soldi propri per far sì che tutti gli sportivi della nostra città possano godere di questi spazi. Una realtà cresciuta tanto negli ultimi 20-30 anni e che vede comunque diversi impianti sportivi appunto per la nostra città, per i nostri atleti. Io ringrazio veramente Gino Bartolucci, tutti coloro che hanno lavorato, che continuano a lavorare, il CSI, la Banca di Credito Cooperativo, che comunque è una realtà locale molto importante e fondamentale per il nostro territorio. Che dire, oggi è una bella giornata, quindi grazie veramente a tutti coloro che hanno lavorato per far sì che questo impianto sportivo abbia un nuovo manto erboso, un manto erboso per la quale spero presto di poter giocare anche io o arbitrare. Vedremo il futuro che cosa mi riserverà.